18esima giornata di prima categoria Girone I. Allo stadio comunale di Sala si affrontano Sala e Morciano. Rossoblù di casa che arrivano dalla vittoria in esterna con il Mondaino. Morciano dal pareggio di Perticara. Squadre divise in classifica da due sole lunghezze. Arbitra la gara a Fidi della sezione di Ravenna. Nelle battute iniziali del match gli ospiti insidiano la porta difesa da Russo con una punizione di Longoni che si spegne alta. Ancora Morciano protagonista a calcio piazzato, battuto sempre da Longoni. Sotto misura Laro non riesce ad impattare il pallone come vorrebbe, dando la giusta forza. Russo ringrazia. Quarto dall'altra parte, direttamente a calcio piazzato, chiama la deviazione di Renzo. Dal conseguente corner, il rosso-blu, oggi maglia bianca, sfiorano in vantaggio con un grande stacco di testa a cura di Maroni che si stampa sulla traversa. Dalla parte opposta, dalla bandierina, il Morciano si rende pericoloso questo stacco di testa di Cenci che sorvola la traversa. In contropiede ospiti ancora una volta pericolosi con Longoni che non inquadra il bersaglio. Il Sala si ricompone e passa sbloccando la situazione con Vukai al minuto 24. L'attaccante sotto misura stoppa la sfera e fredda di Renzo da due passi raccogliendo l'abbraccio dei compagni di squadra. Neppure il tempo di festeggiare che 4 minuti dopo questo pallone che scende a campanile Antonelli trova l'involontaria deviazione che beffa il compagno russo ristabilendo la parità in campo prima della mezz'ora. Non succede più nulla, squadra a riposo sull'1-1. Nella ripresa Morciano si presenta dalle parti di Russo con questo colpo di testa senza fortuna a cura di Albertini. Ospiti ancora pericolosi per gentile collaborazione della difesa del Sala, il pallone giunge sul destro di Della Marchina, Russo distinto di piede chiude lo specchio della porta. Ospiti che insistono nel loro forcing, molto bravo qui Longoni a stoppare la sfera, ad eseguire una Veronica e a realizzare un assist che permette l'inserimento perfetto di Mazzali, entrato nel corso della ripresa che vale il momentaneo sorpasso. Morciano 2, Sala 1. Il Sala. Pagliarani appoggia per Milzoni, assist numero 11 in direzione quarta che calcia in bocca al portiere. Sala che ci prova con l'altro neo entrato Salvadori, pallone fuori. Dall'altra parte Mazzali viene murato sfiorando la terza marcatura, mentre il Sala sul capovolgimento di fronte centra il pari dall'angolo con questo soffio di testa a cura di Sofì Marcluff. È ristabilita nuovamente la parità in campo. Sala che addirittura sfiora la vittoria al minuto 89, cross di Pagliarani, colpo di testa di Maroni con Di Renzo che segue un attentico miracolo. Alla fine un punto per parte in una partita che ha riservato ben 4 marcature.